Potente, pa ragazzi, qua Alex oggi, oh my god, oggi sono da solo e ragazzi, oh mio dio, sono qui a presentarvi un video che per me è importantissimo, perché infatti questo qua è lo squad builder di quella che secondo me è la squadra più forte di tutto il gioco, ma è buggata, è una bestia, è veramente fenomenale. Ve la consiglio, anzi no, ve la straconsiglio, ma in cambio, mettiamola così, voi dovete farmi un favore. Dovete mettere mi piace a questo video, perché voglio vedere il record di mi piace per uno squad builder. Dobbiamo battere i 6600. Quindi mi raccomando, lasciate un bel mi piace. E prima di iniziare volevo ricordare di passare da onefifa.com se siete interessati a comprare anche di FIFA. E mi raccomando, utilizzate il codice Axel con 2 come discount code. E detto questo ragazzi, io partirei. Oh, oh mio dio ragazzi, cosa non è questa squadra? All'apparenza può sembrare poco forte, ma vi posso assicurare che è veramente fenomenale. Come dimostrarvelo? Beh, semplicissimo, guardiamo un po' il mio storico. 38 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. E ho sempre usato questa squadra e non mi stancherò mai di utilizzarla. Ma direi di partire subito. Partiamo dal portiere. In porta utilizziamo Szczęsny, che secondo me è forse il portiere più forte della Premier League, considerando anche il suo prezzo. Infatti l'ho pagato solamente 1400 crediti e non gli ho messo alcuna crema sinistrale, perché mi sembra già una bestia così. Come due difensive utilizzo da una parte Koscielny, che lui è fortissimo, veramente è un muro, è una roccia. E dall'altra Touré, che è il tarellone e non ne fa passare nessuno. Al posto di Touré, se volete, se avete i soldi, potete utilizzare Mangala. Però Mangala l'hanno espulso nella partita che ho appena disputato, quindi non ho potuto utilizzarlo. Ma anche lui è una bestia. Passiamo ai terzini. Da una parte Gibbs, pagato solamente 1200 crediti, in 37 partite mi ha fatto un gol e 3 assist. E dall'altra Macho, non è Macho, Mario Fernandez, pagato solamente 550 crediti. E ragazzi, questo terzino è fenomenale. Si trova sempre al posto giusto nel momento giusto. Poi infatti io adoro i suoi workers, che infatti li presenta alto alto, quindi sta sempre su e sta sempre in difesa, cioè corre come un bovino. Passiamo invece ai due centrocampisti difensivi centrali. Da una parte abbiamo Diaby, che ho pagato solamente 2900 crediti, in 38 partite mi ha fatto 10 gol e 14 assist. E dall'altra Yaya Touré, che ho pagato 181.000 crediti, in 5 partite mi ha fatto 5 gol e 1 assist. E state calmi, so già che starete dicendo: ma io non ho i crediti. E ragazzi, qua dividiamo il percorso in due. O li comprate da onefifa.com utilizzando il codice Axel con 2 come discount code, oppure utilizzate semplicemente Tiote, perché infatti, come potete ben vedere, l'intesa andrà facilmente a 100. Comunque rimettiamo Yaya, che è infermabile in questo gioco, veramente troppo forte. Passiamo invece alla parte offensiva della squadra. Guardiamo un attimo i due centrocampisti difensivi centrali. Allora, partiamo dal primo. Kermiti o Cermiti, non ho idea di come si dica. Può sembrare scarso all'apparenza, ma è una bestia. In 45 partite mi ha fatto 11 gol e 16 assist, quindi ha giocato veramente bene. E in più ha 4 stelle di mossa abilità, quindi skilla anche. Kermiti che, o Cermiti che, mi aiuterà a dare tripla intesa a sta bestia, che però andremo a vedere tra pochissimo. Come altro centrocampista offensivo centrale utilizzo Victor Viniklus Coelho dos Santos Vitinho, che ho pagato la bellezza di 43.750 crediti, ma adesso praticamente il suo prezzo si è dimezzato, costa all'incirca 25-30.000. 34 partite, 6 gol e 8 assist. E ragazzi, questo uomo è la skill in persona. Infatti 5 stelle di mossa abilità, 78 di dribbling, che in game sarà tipo 90. Fenomenale anche lui. Ma guardiamo un attimo e gli attaccanti più buggati di questo gioco. Da una parte utilizziamo Dumbia, che ho usato per 38 partite, in 38 partite mi ha fatto 58 gol e 34 assist, 4 stelle di piede e 4 stelle di mossa. Non ho niente da dire, cioè quando uno vede Dumbia giocare rimane senza parole, e proprio per questo motivo non dirò niente. Passiamo invece all'ultimo giocatore di questa squadra, Yassin Chikawi. 45 partite, 82 gol, 35 assist, 5 stelle di piede e 5 stelle di mossa abilità. E ragazzi, questo qua è il giocatore, è il mio giocatore preferito di FIFA 15. Ed eccola qua la squadra. La squadra, il my best team ever, la squadra più forte che possiate mai utilizzare su FIFA. Mi raccomando, fatela e fatemi sapere, o meglio datemi un feedback, voglio sapere se anche con voi è così forte. Io direi subito di non indugiare e di andare a provarla in live.
Pazzo criminale, viva l'italiano! E andiamo a disputare questa prima partita di questo squad builder. E ragazzi, vi richiedo cortesemente di lasciare un bel mi piace e se potete condividete e aggiungete preferiti. Voglio veramente che questo video diventi virale su FIFA. Non ha senso come frase, ma trunk. Bravo! Palla per il Dumbia! Il Dum Dumbia! Il Dum Dumbia! Il Dum Dumbia! E c'è il gol! 1-0 al quarto minuto! Ma quanto è forte il Du! Mamma mia! Oddio, che elevazione! Chikawi! Vede Dum Dumbia! Che ne scarta uno! E si porta sul 2-0 all'undicesimo! Il Chikawi anche in difesa serve. Serve sempre. No! Cos'è sto schifo? Però Dumbia riprende! E mi sa che ha sbagliato. Non va bene. No, i Barbito, no. Oddio. No! E ho sbagliato. Vabbè, dai. Un gol glielo facciamo fare così, se per sport, diciamo. Oh, mi fa salire il crimine questo che parla! Ha una voce fastidiosissima! Bravissimo! E c'è il Dumbia. Che lo scarta! Dumbia! No, no, segna! Va bene, mi sembrava strano infatti, eh. Hat-trick di Dumbia! Signori, li scarta tutte, vuole andare in porta, ehi là! Dai che questo è il tutorial! Dai, dai! Yaya! Yaya Touré! E questa va nel tutorial! Yaya, yaya Touré! No, che cos'era? Vabbè. Beh, no, ma dai! Cos'è il suo portiere? No, Dio santo, che schifo! Chikawi li ha scartati tutti! Ma prendo palo! E finalmente c'è il gol! Mamma mia! Dai! Oh là, dai, dai, 6-3. Buono. E ragazzi, prima partita finita, Arato andiamo. No, vabbè, Arato, ho vinto, meritando, andiamo a farne un'altra. Abulu si chiama. Perché non mi fa. Ok. Adalen 28, signori, secondo il ultimo sfidante di oggi, Adumbia. Aia, aia. Ermiti o Cermiti, chiamatemelo come volete, la mette in mezzo e facciamo un gran gol. 1-0 al terzo minuto. Signore, 1-1 già al sesto minuto. E vabbè. Dai, Chikawi, che l'hai visto in fuorigioco? Madonna! Cosa aveva fatto? Che cosa aveva fatto? Come? Bravo, Kermiti, fammelo. Oh là, oh là, oh là! Kermiti, firma il 2-1. Partire e andare a fare gol. A me piace questa cosa. Spero che vi piaccia anche a voi. Quindi, e lo facciamo con Yassin Chikawi. Al tiro e Yaya segna 4-1. Yaya! Oh mio Dio! Cosa ha fatto? Cosa? Che gol è? Io a caso ho tirato. Riguardiamocelo insieme. Da fermo praticamente. Mamma mia, Yaya. E ragazzi, la partita è finita. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero veramente che la squadra vi sia piaciuta. Ma vi posso assicurare che è un qualcosa di indescrivibile. Ve la dovete provare. Poi sono stracontento perché l'ho fatta praticamente all'inizio di FIFA. E quindi l'ho creata io. Se vedete cose uguali, a parte che non so neanche se ci siano, però sappiate che questa l'ho fatta io. Ma si vede anche dal numero di partite giocate, perché io questo account lo uso dall'inizio dell'anno. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Vi voglio dire una piccola cosa: se il video raggiunge 7000 mi piace, prossimo video che faccio, tutorial delle punizioni. Quindi mi raccomando, lasciate il bel like. E detto questo, io vi saluto. Vi ricordo di passare da onefifa.com e vi dico appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!